Gioco pubblico, legalità e tutela dei consumatori sarà discusso nella capitale all'interno di un convegno organizzato dall'Ottomatica alla presenza del procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho. Obiettivo: tenere il punto sui controlli e prevenire il rischio di inquinamento criminale in un settore provato dalla pandemia. Nel 2020, infatti, la prolungata chiusura della rete di vendita dovuta all'emergenza sanitaria ha causato un crollo della raccolta del gioco fisico stimato intorno al 47%, con conseguente calo dei controlli. Contributi all'erario per 36 punti percentuali, stando ai numeri dell'Agenzia delle Dogane. Una chiusura che nell'anno corrente ha toccato i 300 giorni, con l'ombra lunga di uno slittamento dei flussi nel sistema illegale. Bisogna fare molto per quella rete criminale che si attesta proprio dentro e immediatamente fuori le sale giochi, proprio per individuare questi soggetti e sgominare le organizzazioni criminali che si avvalgono della debolezza di alcune persone per arricchirsi ulteriormente. All'orizzonte anche la possibilità di una legge quadro sul gioco legale. L'importante è che ci sia chiarezza e certezza nelle norme, fa sapere l'amministratore di Lottomatica Angelozzi. Il settore può ripartire, sì, il settore può ripartire perché ci sono tutte le condizioni, ci sono operatori pronti, operatori che hanno tenuto in sicurezza, hanno presidiato le strutture che gestiscono le concessioni dello Stato, siamo pronti a ripartire, abbiamo bisogno come altri settori e più di altri, perché siamo rimasti chiusi più di altri, del supporto e della vicinanza delle istituzioni per continuare a fare il nostro lavoro.